Grazie, buona serata. Grazie a voi per avermi invitato per questa serata. Come aveva detto il presentatore, mi chiamo Victoria e faccio una mediatrice all'interno di un'associazione Mondo Donna che lavora per i diritti delle donne di tutto il mondo, di tutte le razze. E questa lettera me lo leggo, insomma. Cara Victoria, spero tu stia bene. Ho sentito che vieni dalla Nigeria. Mi fa piacere avere un collegamento con te attraverso questo meraviglioso festival. Mi chiamo Poonam Joshi. Sono una giornalista, una madre di 4 figli, una moglie e un attivista per i diritti delle donne. Sono originaria dell'India e vivo nel Regno Unito da 15 anni. Il mio lavoro mi fa viaggiare molto in tutto il Regno Unito e in Europa. Mentre ti scrivo, stavo immaginando la bellissima Italia. Ho avuto il piacere di recarmi a Milano, Roma, Venezia e più recentemente a Bon Convento, in provincia di Siena, dove una delle attrici più importanti del settore cinematografico di Bollywood, Anushka Sharma, si è sposato il nostro capitano della squadra indiana di cricket, Virat Kohli. Sono cresciuta in India in una famiglia di brahmini, molto conservatrice, appartenente a una casta elevata. Nella mia famiglia non abbiamo mai mangiato cibo non vegetariano. Potevamo mangiare solo dopo aver fatto il bagno e mio padre era molto severo. Riguardo agli studi, gli amici e su come vivevamo la nostra vita, si aspettava che noi seguissimo una certa disciplina. Onestamente, la maggiore parte delle ragazze in India cresce in una cultura simile. Viene insegnato ad essere tolleranti su tutto. Siamo abituate a soffrire da un'età molto giovane. Un estraneo può vederla in modo strano, ma penso che la ragione per cui il tasso di divorzio sia così basso in India è perché le donne tollerano un sacco di schifezze contro di loro. Quando non sono sposate, vivono sotto il dominio del padre. Quando sono sposate, vivono sotto il dominio dei loro mariti. Nonostante siano ben istruite e diventiano medici, ingegnere e medaglie d'oro, non ci è permesso dimenticare che siano ragazze. Questa educazione rimane con noi ovunque andiamo, anche quando ci trasferiamo all'estero. Ho vissuto nel Regno Unito per quasi decenni e non ho dimenticato una sola cosa che mi è stata insegnata. L'Inghilterra è il luogo in cui ho sperimentato la libertà di un certo tipo, anche se inizialmente noi indiane ci sentiamo un po' a disagio con gli shock culturali, ma in generale come non ci sia cura per le persone. In questo paese le persone vivono per se stesse. Nei nostri paesi noi viviamo per la società, per i nostri vicini, le nostre famiglie, i nostri parenti, costantemente preoccupati di ciò che qualcuno dirà o penserà. Qui in Inghilterra ho imparato a vivere per me stessa per la prima volta. E anche essere un giornalista in questo paese era diverso, perché qui ho la libertà di dire ciò che mi piace, ciò che non mi piace. Posso ridere forte quando voglio e piangere se ne ho voglia. Nessuno mi fermerà dicendo: tu sei una donna, non puoi comportarti così. È incredibile quello che una linea di confine può fare alle nostre vite. Anche se mi manca il sole del mio paese, l'odore del fango quando piove, anche dopo essermi sentita libera, il Regno Unito non è ancora casa per me. I miei figli sono nati qui, ma io ho ancora il pensiero in un angolo della mia mente che un giorno tornerò nel mio paese. Amo
amo l'Italia per gli stessi motivi per cui piace il mio paese. Il sole e la sua cultura sono simili all'India, magari non proprio così, ma i valori della famiglia sono gli stessi. La mia vita improvvisamente ha preso una svolta quando mi è stato offerto di diventare una giornalista per la più grande rete di notizie dell'India. Ho colto a volo l'occasione. Questo è quello che volevo fare, che ho sempre sognato e che mi avrebbe anche tenuto vicino al mio paese. Quando ho iniziato a lavorare nel 2008, ho iniziato a connettermi di più alla mia comunità. Ho iniziato a sentire più storie di sopravvivenza, sfide e sofferenze. È come se avessi trovato uno scopo nella vita, come se avessi trovato una voce. Ho iniziato a dare voce a opinioni, problemi, risultati, difetti che esistevano nella nostra società. Questioni come il razzismo, la disuguaglianza e problemi all'interno della nostra comunità. Nel 2014 ho iniziato a ricevere messaggi da donne che stavano soffrendo nelle mani dei loro mariti. Ho iniziato ad ascoltarle, cosa che già di per sé era un grande conforto per loro. Nell'agosto 2015 ho avviato un gruppo su Facebook per aiutare a sostenere le donne indiane migranti, per aiutarle a trovare amiche e informazioni in questo paese estraneo, lasciando i nostri cari, il nostro mondo, i nostri amici, la nostra famiglia. Abbiamo poca consapevolezza che saremo così soli in un paese pieno di gente libera. In India non c'era libertà. Qui c'è libertà, ma nessuno con cui godersela. Questa è l'ironia. Il mio gruppo si è rivelato la soluzione. Le donne hanno iniziato a unirsi e a riversare il loro cuore, esprimendo le loro preoccupazioni senza paura. Oggi la nostra organizzazione è cresciuta di 30.000 persone in soli 3 anni. La maggior parte degli indiani si trasferisce all'estero per una vita migliore, per guadagnare meglio, ma questa è l'unica cosa che diventa la loro vita. La vita non migliora perché molti migranti non ottengono l'opportunità che meritano e coloro che sono fortunati finiscono per impegnare la loro vita a guadagnare sempre più denaro. E diventa così troppo potente che non si curano di quale effetto abbia sulla propria famiglia. E questa diventa la ragione principale per la disgregazione delle famiglie. I cittadini britannici o residenti di origine indiani sposano donne indiane istruite che sono medici, dentiste, professioniste informatiche, bancarie, eccetera, eccetera, portandole nel Regno Unito con un visto come coniuge. Le spose indiane non residenti vengono letteralmente vendute in un mercato in cui ogni uomo vuole che sua figlia sposi una persona che vive all'estero. La persona che fa l'offerta più alta, in nome di dote, sposerà sua figlia. Questi uomini portano poi le loro spose nel Regno Unito con il visto da coniuge, che ora richiede di rimanere tale per 5 anni. Tutti i bambini che nascono sotto britannici, mentre le mogli rimangono in balia dai mariti che costantemente le minacciano con l'espulsione se non obbediscono, e chiedono che le loro mogli facciano tutte le faccende di casa, facendo sesso con il marito, con o senza consenso, dando il 100% del loro stipendio se hanno il permesso di lavorare, tagliando tutti i legami con la loro famiglia a casa, non potendo spendere soldi per se stesse, a meno che il marito non dica di sì. Viene data loro una carta di credito da utilizzare, il che significa che il marito può tenere traccia di tutte le spese. Questo significa che non hanno mai denaro per comprare qualcosa, nonostante possono guadagnare
da 3 a 4 mila sterline al mese. E anche che non sono autorizzata a inviare del denaro ai propri genitori come regalo o per aiutarli un po'. Alcune donne, nonostante siano istruite, non hanno il permesso di lavorare. Sono donne altamente istruite che hanno passato la vita a studiare. Sono tenute in casa senza TV, senza telefono o altre tecnologie con cui contattare il mondo esterno. Così sono portate alla depressione. Devono cucinare, pulire, lavare per i mariti. Non hanno cerchi sociali perché non hanno i mezzi per rimanere in contatto con il mondo. Queste donne vivono sotto costante minaccia di divorzio. Se alcuni bambini nascono all'interno del matrimonio, sono britannici e le donne sono minacciate di essere allontanate da loro. A loro viene fatto credere che non hanno assolutamente diritti, che nessuno li ascolterà perché hanno passaporto indiano e non appartengono al Regno Unito. La maggior parte delle donne che lavorano e sono schiavizzate dai mariti iniziano a capire cosa succede, perché la maggior parte non si rende nemmeno conto di essere abusata. Quando entrano in contatto con il mondo esterno, capiscono che non è così che dovrebbe essere un matrimonio. Cominciano a fare domande, a sollevare preoccupazioni, a resistere all'ingiustizia, e questo può costare caro. Abbiamo fatto una campagna per l'uguaglianza che dia uguali diritti alle spose dipendenti dai mariti, specialmente con i bambini britannici, e che faccia ottenere aiuto alle donne se diventano vulnerabili, a quelle che hanno il visto rifiutato dalle autorità. Ci impegniamo per coloro che sono state scaricate in India per essere riportate indietro. Alcune donne non otterranno mai la giustizia, perché anche dopo essere state maltrattate non diranno una parola contro i loro mariti. È così che ci è stato insegnato fin dall'inizio. La nostra Indian Ladies UK è diventata un'organizzazione potente e di forte impatto. Non abbiamo finanziamenti da nessuna società o da governo. Abbiamo riunito così tante donne, suscitato così tante consapevolezza nelle comunità. Vittoria, tu vieni dalla Nigeria, dove anche lì le donne hanno le loro sfide. Le donne lottano dappertutto. Alcune sono emancipate, altre lo diventeranno. Ma sta succedendo e occorre che noi donne comprendiamo gli uomini, che gli uomini ci governano, ci rendono schiavi, ci danno ordine perché li abbiamo condotti a questo. È nostro dovere insegnare loro e rifiutare le loro richieste quando sono ingiustificate. Noi donne governeremo questo mondo perché siamo multitasking, possiamo fare tanti bambini, possiamo essere madri, mogli, dirigenti, giardinieri, cuoche, autiste e così via. Insegnanti, quindi, insegnanti anche. Quindi possiamo anche coltivare il mondo, perché il mondo di oggi ha bisogno di una calda abbraccio di una madre che è nata per prendersi cura, amare, proteggere. Firmato Poonam Joshi. Grazie a tutti per l'ascolto. Buonasera.